Buongiorno amiche e amici di Truman TV. Oggi si parla di numeri, oggi abbiamo da fare dei numeri e quindi 2 medaglie d'oro, 6 medaglie d'argento, 10 di bronzo e chissà quanti altri riconoscimenti ha ottenuto nella sua carriera l'ospite di oggi, che vediamo già in linea, Leonardo Tumiotto. Buongiorno Leonardo. Ciao Ghibli, buongiorno a tutti quanti, è un piacere. Ma senti, noi presumavamo di trovarti a bordo di una piscina e invece vediamo una distesa di vigneti stupendi. Dove ti trovi? Allora, la piscina, ahimè, le piscine e le palestre, ahimè, sono ancora chiuse. Adesso la disposizione con il Covid è stata data da Conte e le palestre e le piscine riapriranno a livello nazionale lunedì 25. Però per quanto riguarda solo la Lombardia, riapriranno ai primi di giugno, perché tu sai che io alla fine vivo e lavoro a Milano e do anche lezioni private in centro a Milano di nuoto in una delle palestre della Get Fit. E poi sono anche direttore di una piscina sempre a Milano che si chiama Club 2D e anche questa è in centro lì in Viale Monza, dove lì faccio da direttore a tutti i corsi dei bambini che ci sono. Abbiamo 480 bambini dai 3 anni fino ai 12-13 anni. Quindi una scuola nuoto dove sono direttore. Tu indubbiamente sei una star del nuoto, abbiamo detto solo alcuni dei tanti riconoscimenti che hai ricevuto, però impariamo a conoscerti meglio con una tua esperienza televisiva che fu l'Isola dei Famosi. Che ricordi hai tu di quell'esperienza? Allora, volevo un attimo dirti una cosa, perché tu giustamente prima mi hai detto invece ci aspettavamo i vigneti, ma ci torneremo perché io so cosa fai tu in quei vigneti. Sì, cioè, perché ci arriviamo, va bene, ok, perfetto. Per quanto riguarda l'isola è stata una bellissima esperienza, bella e brutta, perché comunque vai a sopravvivere in un posto stupendo, meraviglioso, però purtroppo te la vivi male perché non mangi nulla e hai un sacco di problematiche che vengono fuori man mano che prosegui con il reality. Non è sicuramente fare il Grande Fratello, perché lì hanno tutto l'agio e tutte le varie agevolazioni dal punto di vista di casa, ecco. Invece lì è molto diverso. Io sono dimagrito di 16 kg in 70 giorni, perché poi io tra l'altro sono stato finalista, quindi l'ho vissuta fino alla fine. Finalisti all'epoca eravamo io, Belen e Lussuria. Certo, ricordo bene, ricordiamo bene. Senti, torniamo, intanto ti vediamo, ma stai facendo delle flessioni, cos'è? Perché ti vediamo. No, è che io ho appoggiato il cellulare per fare la videochiamata sopra il cofano della macchina e quindi sono un po' piegato. Se voglio lo prendo in mano e mi alzo. No, va benissimo, ma figurati. Senti, parliamo di questi stupendi, magnifici vigneti. Dicevamo? Io sono anche titolare di un'azienda vinicola. È una cosa di famiglia, ma sono io il titolare. Facciamo vini da 3 generazioni. Sono in provincia di Treviso. Io sono dalla provincia di Treviso. Vivo a Milano, ma sono veneto e sono della esattamente provincia di Treviso. Dove ti trovi? Allora, il comune è un piccolo comune della Marca Trevigiana, si chiama Salgareda. La frazione di questo comune dove sono io si chiama Campo Bernardo e sono tutte zone, diciamo, lungo il Piave, il famoso fiume Piave, e quindi siamo in un contesto dove ci sono i famosi vini pregiati del Veneto, tra questi il Prosecco. Questo è proprio un vigneto di Prosecco. Prosecco? Sì, Prosecco. Questo è un vigneto di Prosecco DOC, da cui vengono fuori bottiglie DOC di Prosecco, di antiche vigne, che è il nome della mia azienda. Senti, ne approfittiamo di questa opportunità. Come si produce il Prosecco? Quando arriva sulle nostre tavole? Allora, il vino Prosecco si produce con uve glera.
questo è un uvaggio Glera, quindi possiamo dire Prosecco è la stessa cosa. Per ottenere il Prosecco DOC in bottiglia si devono rispettare determinati parametri dati dall'ente, diciamo, dei coltivatori diretti, quindi dal Col Diretti, e quindi devi mantenere un certo quantitativo per ettaro e rimanendo in questo quantitativo per ettaro puoi ottenere il Prosecco DOC, perché se tu non è che da un ettaro, per esempio, faccio un esempio per quelli che non sanno, da un ettaro non è che si possono produrre chissà quanti quintali di vino. Se si va oltre questa soglia non è più Prosecco DOC. Ah, quindi ci sono proprio delle regole da rispettare. Vedi? Sì, ci sono delle quote da rispettare ettaro per ettaro, ecco, sì. Allora, nell'ambito vinicolo, quanto è quotato il tuo Prosecco? No, la quotazione a ettaro è uguale per tutti quanti, per tutta per tutti quelli che producono Prosecco. Quindi noi non andiamo mai oltre la soglia, e quindi quello che viene fuori da qui è tutto Prosecco DOC. Quando inizia il raccolto e poi tutta la lavorazione? Allora, scusa un attimo, perché... Prego. Ti sei scocciato di fare le flessioni? No, perché vedo il mio schermo un po' oscurato, non capisco il perché. Noi scusate, ti vediamo benissimo, eh? Noi ti vediamo benissimo. Sì. Allora, il Prosecco, come tutti gli altri vini, perché noi non facciamo solo Prosecco, tipo dietro di voi c'è un altro vigneto che facciamo del vino rosso. Illuminaci, dici proprio la marca dei tuoi prodotti. Allora, l'azienda si chiama Antiche Vigne e facciamo otto tipi di vino. Sì, Antiche Vigne dal 1940, perché facciamo vini da tre generazioni. Faceva mio nonno, poi è passato a mio padre, adesso ci sono io, adesso. Ormai sono titolare dell'azienda dal 2005. Però è sempre, diciamo, a conduzione familiare. Non è un'azienda molto grande, però facciamo le cose fatte bene, facciamo ancora la vendemmia completamente a mano, il vino viene fatto da noi, quindi tutto il prodotto viene fatto, svolto, lavorato in azienda, quindi facciamo vini da materia prima a prodotto finito, ecco. Senti Leonardo, quale miglior occasione per addentrarci un attimo in una polemica che ha coinvolto l'Italia intera? Sì. Il ministro Bellanova, sì, ministro dell'agricoltura, ha appena emanato un decreto di regolarizzazione di un'infinità di extracomunitari, a suo dire, non gestiti regolarmente e chissà quante altre cose. Cosa ne pensa Leonardo Tugnotto di questo decreto? Io non sono... Guarda, io poi sono proprio in questo settore dell'agricoltura, del settore primario, e quindi ho a che fare direttamente con queste cose. Non sono assolutamente d'accordo, perché non è una soluzione al problema. E tu sei in buona compagnia, perché come Leonardo Tugnotto l'Italia intera non è d'accordo a questo decreto di legge. Assolutamente, perché secondo me prima bisogna preoccuparci e preoccuparsi di dare lavoro alle persone nostre, italiane, diciamo nostre, siamo un paese europeo, a noi dal punto di vista lavorativo, dato che comunque c'è gente che ne ha anche bisogno. È inutile andare nella retorica che non ci sono persone che lavorano la terra. Non lavorano la terra, non vanno a raccogliere i pomodori, per essere molto schietti e sinceri, gli italiani, perché sono delle paghe striminzite, e quindi la gente dice: io non vado a raccogliere dei pomodori per essere pagato 5 euro. Ops. Intanto abbiamo visto un cielo illuminato dal sole. Giustamente l'italiano dice: io non vado a lavorare in quella maniera, che comunque sono comunque lavori anche abbastanza faticosi, e sei pagato come farlo schiavo. Allora alziamo le paghe, aiutiamo questi lavoratori invece di sottopagarli. Allora sono convinto che a quel punto ci saranno molti più italiani che andrebbero a sposare questa causa, a sposare questi lavori. Perché parliamoci chiaro, queste persone che verranno regolarizzate, se verranno regolarizzate,
saranno comunque, alla fine poi della fiera, saranno sottopagate. Comunque a prescindere, certo. A prescindere. Quindi va a innescarsi tutto un processo senza fine, che andiamo sempre a... è un cane che si morde la coda, diciamo, no? Quindi la soluzione di Leonardo Tumiotto potrebbe essere quella di... La soluzione è che, secondo me, le paghe a queste persone che vogliono andare a lavorare la terra, per esempio, a raccogliere i pomodori, a fare le vendemmie, a fare queste cose qua, ci si deve organizzare a livello europeo, si deve dare una base di prezzo all'ora per queste mansioni e tutti quanti devono aderire. Perché poi il problema cosa viene? Il problema sussiste quando in Italia, che ne so, si porta il pagamento per queste mansioni da, che ne so, 6 euro a 12 euro, per dirne una, e poi accade che magari in Spagna invece di dare 12 euro danno 9 euro, quindi è concorrenza sleale. Allora o si segue tutti quanti una linea comune o altrimenti non ha nessun senso questa cosa. Senti Leonardo, prima di passare alla prossima argomentazione, volessimo, come stai gestendo le vendite in questo momento di Covid? Online? Allora, noi vendiamo anche qualcosa online sicuramente, ma facendo parte, diciamo, del settore agroalimentare, noi abbiamo avuto la libertà di comunque di muoverci, di fare consegne. Noi consegniamo in tutta la penisola e anche un po' all'estero e quindi non ci siamo fermati per il Covid. Anzi, devo dire la verità, secondo me c'è stata pure una flessione al contrario, quindi più vendite. Ottimo, bene. Perché io ho analizzato questa cosa e le persone, stando a casa, hanno cambiato anche molte abitudini e quindi, cambiando molte abitudini, quella persona che prima magari non beveva il vino perché non aveva interesse, non aveva la voglia, magari non aveva neanche mai provato, sono nate da queste persone dei nuovi bevitori. E la gente si è accorta, non per disperazione ma per piacere. No, per piacere, la gente si è accorta che effettivamente bere un buon bicchiere di vino alla sera a pasto è anche piacevole e quindi sono cresciute, diciamo, è cresciuto il numero di bevitori, secondo la mia analisi, perché abbiamo avuto anche a livello aziendale proprio delle discussioni, abbiamo avuto degli esempi dove abbiamo avuto degli esempi di alcune signore che prima non bevevano e adesso bevono. Bene. Senti, questo è accaduto dopo il Covid, durante il Covid. Durante il Covid. Senti, ma se i nostri telespettatori volessero mai bere un buon bicchiere di vino, come fanno a raggiungerti? Beh, noi abbiamo la pagina Facebook Antiche Vigne dal 1940 e lì possono chiedere tutte le informazioni, possono scrivere anche dei messaggi privati e noi abbiamo una persona che si occupa appunto di questo e poi ovviamente di informarli su tutti i vini che produciamo e anche di conseguenza eventualmente di mandare il vino dove vivono, dove esattamente, perché poi ti stavo dicendo prima che noi facciamo sì Prosecco, è un grande cavallo di battaglia, ma facciamo anche degli ottimi vini rossi, se vuoi ti elenco molto velocemente anche. Certo. Allora facciamo il Prosecco, lo Chardonnay, il Tokaj, il Verduzzo Dorato, che è un vino un po' più amabile. Poi di rossi facciamo un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon, un Merlot e poi facciamo un Raboso del Piave, che addirittura qui da noi è un DOCG perché può essere prodotto solo lungo le sponde del Piave, dove appunto siamo noi con i nostri vigneti, insomma con la nostra azienda. E con questo uvaggio di Raboso del Piave facciamo anche un ottimo rosato che soprattutto in questo periodo dell'anno è molto piacevole. Leggermente frizzantino, che va giù come come l'acqua. Sì. Quindi che bello, perché non trascurate nessuno, è andato a soddisfare ogni genere di palato. Assolutamente sì. Senti, sì.
Adesso dalla regione Veneto ci spostiamo in Piemonte. In Piemonte perché tu hai un'altra passione, che è il calcio, giusto? Sei un tifoso sfegatato del Torino. Sì, perché dal 2002 al 2008 ho vissuto a Torino, una città molto cara per me, per tanti fattori, ho molti amici, è una città che mi ha fatto crescere da, sotto tutti i punti di vista. All'epoca avevo 19 anni quando sono andato, perché appunto una squadra mi aveva di fatto comprato come un calciatore. Io ho nuotato dai 4 anni fino ai 19 anni qui in Veneto a San Donà di Piave, dove comunque anche qui ho ottenuto degli ottimi risultati a livello giovanile. Fai conto che dai 15 anni fino ai 19 anni avevo accumulato circa 30 titoli italiani, quindi 30 volte campione italiano. Poi per fare il salto ovviamente ho fatto mi sono fatto, diciamo, dei conti, ecco, ho capito che la società per la quale nuotavo qui a San Donà fino a quel punto poteva portarmi, perché poi ovviamente per portare un atleta ad alto livello ci servono tecnici, insomma tutta una serie di cose che adesso non sto qui ad elencare. E ovviamente andando forte in quel periodo, diciamo, giovanile, ho avuto varie proposte da tante squadre a livello nazionale e poi ho scelto secondo me la migliore e sono andato a vivere a Torino. A Torino sono rimasto 6 anni, lì ho ottenuto dei risultati molto più importanti, tra i quali anche 2 volte campione italiano assoluto. Ho fatto parte della nazionale assoluta in tante competizioni, ho fatto 3 volte i campionati europei assoluti, sono arrivato 5° agli europei. Sono stato nel 2005-2006 anche nel ranking mondiale tra i primi 10 atleti al mondo per quanto riguarda la mia specialità, che erano i 200 metri misti. Quindi, care amiche, per chi non lo sapesse, Leonardo Tumiotto non è solo un grande del nuoto, non è solo un vinicoltore, non è solo un tifoso del Piemonte, ma posso garantire... No, del Piemonte, del Toro. Del Toro! Sì, 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 infatti da qui... Volevo collegarmi, perché poi alla fine non è che è finito il discorso, sai, qui in mezzo alle vigne mi sento comunque sì, no, poi è iniziata questa passione per il Toro, comunque vivevo e nuotavo lì tutti i giorni e un amico un giorno mi ha portato in curva maratona del Toro e da lì è nata questa passione e poi è stata una squadra che mi ha portato, diciamo, anche lì a provare delle nuove esperienze, che in curva con i tifosi, con gli ultras, ho amici ultras che mi hanno anche sostenuto quando poi sono andato a fare l'isola e niente, seguo la squadra adesso. Ovviamente io vivendo a Milano non riesco più a seguirla tra tutte le cose che faccio, però li seguo sempre con la televisione, insomma seguo la squadra e guardo le partite in TV, ecco. Esatto, ma per chi non lo sapesse, oltre a essere tutto questo Leonardo Tumiotto, e io ve lo posso garantire perché io sono tra i primi che si scatena sulle sue basi musicali, Leonardo Tumiotto è anche un quotatissimo DJ, perché lavora nei migliori locali e mette della musica stupenda. Da cosa nasce questa altra tua passione del DJ? Sì, perché alla fine, devo essere sincero, sono molto polivalente sul lavoro e gestisco, sì, poliedrico, e gestisco tutte le cose con molto lavoro quotidiano. Di fatto mi alzo al mattino alle 6 e torno a casa alle 9 di sera per gestire tutte queste cose. Non è facile, però mi piace. E tra queste c'è sicuramente anche la musica. La musica c'è sempre stata, anche quando nuotavo. Infatti quando gareggiavo mi ascoltavo sempre con i cuffioni per concentrarmi dell'house music, sono un amante dell'house music, l'ascoltavo fin da quando ero bambino e quindi mi piace proprio, conosco gran tutta bella la storia. Gran bella musica tu ci fai ballare, perché sei proprio un bravo, sì, DJ tra le varie cose. Insomma, sei bravo in tutto, caro Leonardo, che ti sì, manca? Poi però questa cosa io... Cioè, ascoltavo la musica in questi momenti, diciamo, di concentrazione, anche ovviamente a scopo mio personale, direttamente in casa, quando potevo. Poi
Ho sempre sognato di poter imparare a suonare con una console. Questa cosa è accaduta subito dopo l'isola. Il mio regalo dell'isola, pensa, quando sono tornato a casa mi sono fatto un regalo, mi sono comprato la console e lì mi sono chiuso in casa e mi sono messo a suonare, finché a mixare, finché ho imparato. Non avevo fretta di uscire al pubblico, volevo fare le cose fatte bene da buon sportivo. E quindi mi sono messo lì a suonare finché poi quando mi sentivo al 100% sono uscito per la prima volta a suonare in un locale che adesso ha chiuso, è stato un locale storico di Milano, lo Shocking di Milano, e quella è stata la mia prima data. E poi da lì la gente, insomma, si è accorta che non era una cosa improvvisata e ho cominciato a suonare in tutti i locali di Milano e poi praticamente ho girato quasi tutti i locali d'Italia, ho suonato tantissimo anche in Sicilia, in Calabria, al Pineta di Milano Marittima, in Emilia, in Puglia, in Sardegna, a Roma, al Jet Set, per fare un esempio. Il pubblico più caloroso in quale regione? Ho trovato un pubblico calorosissimo a Palermo, un pubblico calorosissimo anche in Campania, che sono stato in tanti posti. Ah sì, ecco, una serata memorabile per me è stata in Costiera Amalfitana all'Africana, per esempio, che è un locale storico anche quello, certo, scavato nel storico della Costiera Amalfitana, bellissimo. Esattamente, che mi sembra sia a Praiano, se non sbaglio, ma ho avuto bellissime serate anche a Salerno con tantissima gente, ho fatto degli eventi molto importanti anche in spiaggia in Calabria, vicino a Reggio Calabria, con spiagge completamente piene, zeppe di gente. Suonare in quelle condizioni diventa anche più facile, perché puoi proporre veramente tutto il repertorio, tutto quello che vuoi. Perché, diciamo, parliamoci chiaro, quando un DJ ha molta gente davanti, è anche più facile, secondo me, suonare. Certo. Suonare. Quando poi magari c'hai dei locali dove magari, sai, per far partire la serata non sono ancora pieni, comunque devi coinvolgere, lì si vede il vero DJ. È vero, confermo. Senti, Leonardo, prima di rilasciarti ai tuoi bellissimi vigneti... Guarda, anche... ti faccio una panoramica, guarda, così ti faccio vedere. Ragazzi, che spettacolo! Sono immerso nei vigneti proprio. Ma che bello, che bella vita fa Leonardo Tumiotto, complimenti. Ma guarda che c'è da lavorare. Facci godere questa tuoi baci di idilliaca. Hai visto che per metterci in contatto e fare questa intervista ti ho fatto diventare pazzo. Però ne valsa la pena, così come in tutte le cose, quando... insomma, si fatica, c'è più godimento nell'obiettivo raggiunto. E qui siamo proprio in paradiso, guarda che bellezza. Complimenti, Leonardo. Senti, guarda che roba. Cioè, ma poi sembra un quadro, è tutto preciso, è tutto perfetto. Eh sì, le vigne sono tenute molto bene. Anche non possono tirare di prosecco. Degli ottimi prodotti, degli ottimi frutti per poi raggiungere le nostre tavole con un vino stupendo, squisito. Complimenti! Mamma mia, che bellezza! Sì, qui c'è anche il mio cane. Effettivamente, a guardare... Vediamo se si fa inquadrare. Che cane è? Leonardo, che bella. È una lano? È un Weimaraner. Si vede? È un Weimaraner. Weimaraner. Sì, è un cane a origini austriache, tedesco-austriaco. Che bello. Bellissimo. Da parte della famiglia dei cani da caccia, ecco. Leonardo, prima di lasciarti ai tuoi magnifici vigneti, anche per Leonardo Tumiotto, la domanda di rito. Sì. In questo caso, nel tuo caso, non c'è bisogno di dirti sei sul cucuzzolo della montagna, perché tu ti trovi già
sul cucuzzolo della collina. Chi ideologicamente o fisicamente Leonardo Tugnotto butterebbe giù dalla collina? Intendi personaggi della TV? Chi vuoi tu? Anche ideologicamente, un sistema. Ma ideologicamente la poltrona butterei giù il capo del governo in questo momento. Però mi spiace, scusa, qua ti devo bloccare, perché se vuoi attivarti in questa azione devi rispettare una lunghissima coda. No, vabbè, comunque in questo momento così difficile non mi viene in mente nessuno, perché bisogna pensare a tutte le problematiche che ci sono. Non è il momento, secondo me, di buttare giù qualcuno da qualcosa. Certo, sicuramente per come ha affrontato questa problematica, secondo me il governo, non parlo di Conte, ma comunque in generale, secondo me poteva fare un po' meglio. Ha fallito. Dal punto di vista politico. Se vogliamo metterla dal punto di vista più goliardico, ho sentito anche molte persone straparlare e secondo me potevano, si sono stati affrontati in televisione anche da questi virologhi che vanno in televisione, cioè, e non nei propri nei laboratori, certo. Sì. C'è molta gente che, secondo me c'è molta gente che in questo frangente ne ha approfittato per diventare un po' protagonista della situazione. Mi sembra di capire, adesso ricordandomi bene, un tale Burioni, che secondo me fa un po' troppo il fenomeno della situazione. E come non darti ragione, caro Leonardo. Noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, ti ringraziamo soprattutto per averci regalato queste immagini stupende. Sì. Veramente senso di libertà, senso di dello stare bene. Ti ringraziamo nell'auspicio presto di venire con la nostra troupe a riprendere una tua serata e, perché no, a riprendere un raccolto tra i tuoi vigneti. Ma guarda, a proposito di serate, ti posso già dire che ci sarà una serata a Milano che stiamo già progettando, che vogliono coinvolgermi. Sì? E ovviamente quando... Io adesso la prossima settimana ritornerò a Milano, sono qui da un mese e mezzo, tornerò a Milano la prossima settimana e comincerò le mie attività lì a Milano la prossima settimana. Però ti posso già dire che c'è in programma, in progetto, una serata molto 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 bella di lancio, in sviluppo. E verrà fatta molto probabilmente al 99% di mercoledì sera all'Hollywood di Milano, dove sarò io il DJ della serata. DJ principale della serata sarò io. Vogliamo esserci, aspettiamo l'invito, vogliamo essere presenti, vogliamo venire. Questo ovviamente a settembre, perché adesso non a settembre questo, perché adesso ormai diciamo che i locali invernali non hanno più senso, non hanno più senso, perché la gente poi si sposterà al mare, ecco. Certo. Però chi si sposterà? Perché non si capisce neanche questo. Chi andrà in vacanza, chi non ci andrà. Non si capisce niente. Tu andrai in vacanza? Andrai al mare tu? Se ce lo permetteranno volentieri. Per il momento non è dato a sapere. Speriamo. No, perché io... ovviamente conoscendo molta gente lì a Milano, tutti, ma... la maggior parte delle persone mi dice che Milano ad agosto sarà pienissima. E sai che lo presumo anch'io. Saremo in tanti quest'anno in città. Sì. Vabbè, andremo in vacanza più avanti. Chi se ne frega, dai. L'importante è riappropriarci della nostra vita, delle nostre abitudini, della nostra vita quotidiana. Esatto. Leonardo, grazie mille. Grazie per essere stato in Truman TV.
Noi ti ringraziamo, ribadisco, delle bellissime immagini e ci vediamo presto. Grazie. È stato un piacere. Per Truman TV. Ciao, ciao Leonardo, a tutti, grazie. Un abbraccio e a presto. Grazie, ciao. Ciao Ghibli, ciao.